Parliamo della gara con Stefano Martinelli, una sconfitta. Stefano è arrivata come? Dopo un buon inizio, però poi invece si è un po' spento il pergo. Sì, un buon primo tempo dove siamo riusciti a passare in vantaggio. Poi purtroppo su un episodio il primo tempo abbiamo preso il gol del pareggio e poi tutto si è complicato un po' perché magari riuscendo a finire il primo tempo in vantaggio di un gol sarebbe stata una partita diversa. Invece purtroppo con la loro rete la partita si è un po' spezzata e è andata come è andata. Un secondo tempo che vi ha visto soprattutto difendere il pareggio e raramente cercare il gol della vittoria, almeno fino a quando siete passati in svantaggio. Questo è un po' la discriminante della partita. Sì, sapevamo che una volta essere andati in pareggio sarebbe stato difficile poi comunque cercare di attaccare perché loro comunque sono una squadra compatti come ce l'aspettavamo e era dura riuscire a trovare gli spazi. Poi purtroppo abbiamo preso anche il secondo gol, secondo me, che è nato da un fallo a centrocampo. Probabilmente senza la rete del 2-1 avremmo potuto avere più occasioni per cercare di sistemare la partita che si era messa in situazione di parità. Il buon finale di gara, l'ultimo quarto d'ora, insomma con un palo, un paio di conclusioni pericolose, però non è bastato. Purtroppo non è bastato, sembra un po' di una partita che torna a quel periodo dove abbiamo fatto parecchi risultati negativi di fila e è stata un po' una partita su quella piega dove non siamo riusciti poi a trovare la rete del pareggio, anche se alla fine ci abbiamo provato e tutti hanno messo il loro per cercare di raddrizzare una situazione che si era messa male. Adesso ho un doppio impegno in settimana per rimediare subito a questa sconfitta. Sì, sicuramente questa è una cosa positiva, visto che non c'è tempo per stare a rimpiangere quello che oggi abbiamo perso. Mercoledì è già tempo di tornare in campo, quindi speriamo mercoledì di riuscire a ottenere i 3 punti.